saluto. Magico, come abbiamo ripetuto più volte insieme a Yvonne. È un luogo magico e quindi adattissimo ad ospitare un evento speciale, che già i danzatori ci hanno deliziati, hanno introdotto, ci hanno portato un po' in un'altra epoca, ecco. Stasera siamo insieme ad Elena Antico De Curtis, che ci presenterà il suo libro che ha curato sotto Totò, Il principe poeta, quindi scopriremo un aspetto del grande principe della risata che molti conoscono, ma forse non in modo così approfondito. Quindi faremo un piccolo viaggio all'interno della produzione poetica del grande artista Totò, un artista poliedrico che ha incarnato per tanti aspetti il concetto di napoletanità, quindi l'ha portato in tutto il mondo. Io sono ancora dell'idea che dovremmo proporlo come patrimonio mondiale dell'umanità, ecco, quindi, perché ci rappresenta appunto in tutto il mondo. Cosa possiamo aggiungere di quanto già è stato detto su Totò? È stato scritto, detto da tantissimi critici, tantissime cose, ma stasera scopriremo anche degli aspetti un po' più personali, intimi, familiari, quindi con degli aneddoti che ci racconterà appunto Elena. Prima di iniziare però vorrei invitare Yvonne Filangieri appunto per un saluto, per l'accoglienza nella sua meravigliosa residenza. Grazie. Tanto volevo ringraziare veramente questi meravigliosi ballerini, cavalieri e dame che ci hanno catapultato in questa dimensione dell'Ottocento.
perché comunque il palazzo deve essere, è uno strumento per portare le persone a sognare, e quindi veramente grazie mille. Intanto poi ecco, volevo ricordarvi casomai alla fine che abbiamo ancora, c'è la mostra sulle Madres di Anna Maria Zoppi, che è meravigliosa, nell'androne dello scalone del palazzo, casomai dopo ecco, andate a vederlo perché è veramente suggestivo. Volevo dire anche due parole, perché questa mostra per me è un'ode affascinante e vibrante alla figura materna, fonte primigenia di vita e archetipo eterno della femminilità. Anna Maria Zoppi rende omaggio alla complessità e alla bellezza intrinseca della figura materna. Attraverso l'arte esploriamo la forza, il coraggio e la sensibilità delle donne, celebrando la loro capacità di plasmare il mondo con amore e dedizione. Poi casomai se c'è tempo diremo anche una poesia lì, perché in questo momento sento che è molto importante. E solo due parole, ecco, anche come associazione Gaetano Filangeri, ecco, anche i borghi della letteratura, quindi vi danno il benvenuto in questa atmosfera incantata dove l'arte, la cultura e Natale si fondono in un unicum di bellezza e festa. Siamo un'associazione dedicata alla promozione delle arti e della filosofia e delle scienze come veicoli per l'esplorazione dell'anima umana e il potenziamento della cultura. In questo gioiello architettonico che è Palazzo Filangeri abbiamo trovato la cornice ideale per coltivare un ambiente stimolante e arricchente per tutti gli appassionati di conoscenza e creatività. La nostra missione è creare un centro vibrante e inclusivo dove le arti e la filosofia si intrecciano, ispirando la riflessione critica e stimolando la creatività. Desideriamo essere un faro di cultura, offrendo programmi, eventi e iniziative che nutrano la mente e l'anima. Promuoviamo la cultura della felicità, ispirandosi al nostro avo Gaetano Filangeri, illustre filosofo e illuminista del Settecento napoletano. Nella sua opera La scienza della legislazione, che proponeva riforme per il popolo nel campo educativo, religioso, economico, Gaetano asseriva che ogni cittadino ha diritto alla felicità. E anche Benjamin Franklin, che era un amico di Gaetano, si ispirò proprio all'opera della scienza della legislazione per scrivere la Costituzione americana. La nostra missione è diffondere e promuovere questa cultura in tutte le classi sociali, con l'obiettivo di favorire un'armoniosa interazione tra mente, corpo e anima, attraverso eventi culturali, mostre d'arte, spettacoli teatrali, aperitivi letterari, laboratori d'arte, e miriamo a sviluppare la consapevolezza e l'apprezzamento per le arti all'interno della nostra comunità. Crediamo che le arti siano un veicolo potente per connettere le persone, ispirare la creatività e migliorare la qualità di vita. Infatti, tra gli obiettivi dell'associazione vi è quella di scoprire e manifestare i talenti di ciascun individuo, perché quando noi creiamo siamo felici. Puntiamo sulla valorizzazione delle tradizioni locali attraverso laboratori artistici e artigianali. Promuoviamo quindi la valorizzazione dell'artigianato e tradizioni locali. Offriamo spazi per laboratori musicali, teatrali, cinematografici. Realizziamo progetti di itinerario storico-culturali ed enogastronomici, incluso programmi didattici per bambini. L'obiettivo è approfondire la conoscenza del patrimonio storico-culturale e ambientale del territorio, rendendo la didattica un'esperienza vincente. Importante è aiutare l'individuo a diventare consapevole di essere parte integrante con la natura. Ecco perché abbiamo creato un orto sinergico con piante essenziali e abbiamo creato un museo degli Indios, perché gli Indios, e non so se avete visto qui, abbiamo un piccolo museo degli Indios, loro sono i custodi di Madre Terra, quindi riescono a vivere ancora in armonia con la natura e portano tutta quella conoscenza sulle piante, ma anche sugli astri, che la nostra civiltà ha ormai perduto.
E poi ci impegniamo anche nella divulgazione e ricerca nel campo delle energie sottili, legate alla fisica quantistica, anche perché crediamo che tutto energia e quindi frequenza, attraverso la promozione di convegni e seminari sulle nuove energie rinnovabili, ispirandoci ai grandi scienziati e fisici del passato, come Tesla, Max Planck ed Einstein, che già avevano contribuito con le loro scoperte a creare un mondo più sano e pulito. E poi più vibriamo alto e più trasmettiamo gioia e amore intorno a noi. Proponiamo quindi anche discipline olistiche volte all'integrazione di corpo, mente e anima. Quindi come Reiki, yoga, terapie sene. Quindi tra gli obiettivi dell'associazione vi è quello di creare sinergie tra enti, persone, associazioni, imprenditori che abbiano lo stesso intento di creare fratellanza, condivisione e bellezza. Unendoci per celebrare e sostenere le arti, cerchiamo di plasmare un futuro in cui la creatività sia al centro della nostra comunità, influenzando positivamente il benessere e la prosperità del territorio locale. Siamo grati per il supporto della nostra comunità e invitiamo tutti coloro che condividono la nostra passione a unirsi a noi in questo viaggio meraviglioso. Grazie. Che io accolgo Elena Anticoli De Curtis, anche perché insomma suo nonno promuoveva la cultura della felicità, cioè ha fatto in tutti i modi, ha cercato di rendere il popolo felice tramite la risata, e come ho letto comunque lui ha sempre voluto portare bellezza, amore, anche se ha vissuto, ecco, non è stata facile la sua vita, è piena di amarezze, però nonostante tutto lui ha trasmesso veramente l'amore e la bellezza al popolo, quindi grazie veramente infinite. Do la parola a... Grazie. Grazie. Grazie, Antonietta Rossano, vicepresidente associazione Anziani Madonna delle Grazie. Buonasera a tutti, ringrazio sempre Antonio per il cortese invito e questa sera ringraziamo la signora Ivonne per questo invito in questo bellissimo palazzo. Io ho visto solo queste stanze e sono rimasta estasiata da queste bellissime icone. Sarò breve, ma questa sera parleremo di Totò. Tutti noi conosciamo Totò e a casa mia si cresceva pane e Totò. Era un cult, diciamo, a Natale il film Totò Peppino e Malafede, c'è anche i miei nipoti, cioè era proprio cantare la canzoncina del Calesse. E Totò, come ha detto già prima Ivonne, si è detto di tutto e di più, però lui è stato un uomo grande, al di là diciamo delle emozioni che ci ha fatto ridere, però aveva una nobiltà d'animo che pochi conoscono. E sempre stato attento anche alle persone dei suoi quartieri, ha sempre aiutato in modo discreto e senza farsi riconoscere. E poi ci ha fatto sorridere tutti. Non mi dilungo e lascio la parola agli altri. Ringrazio la famiglia Pinacieri per questa bella serata che ci regalate con la nipote del grande Totò. Ringrazio voi di essere venuti qua, perché per essere qua amate anche voi un po' la storia. Anche sto palazzo, anche io lo sto amando, questa è la seconda volta che vengo e mi attrae sempre di più. Però voi per essere qua adesso a casa avete rimasto sicuramente qualcuno, può essere vostra figlia, vostra, non dico i vostri mariti, ma comunque avete fatto un passo per venire a dare il vostro, la vostra presenza qui stasera insieme a noi. Non vi chiedo i documenti, state tranquilli. Buona serata e buon divertimento. Elena Anticoli De Curtis, accanto a lei c'è il giornalista Gianfrancesco D'Andrea col quale converseranno. Grazie. Ciao, grazie. Allora, grazie mille, buonasera a tutti, grazie dell'invito soprattutto alla cara amica Ivonne. È molto piacere di aver conosciuto questa sera da vicino Elena De Curtis, devo dire con una grande emozione, perché sembrerebbe scontato dire che si è stati grandi ammiratori e si è grandi ammiratori di Totò, quindi non lo dico perché sembrerebbe scontato, però è veramente una grande emozione oggi, almeno per me, che
la conosco per la prima volta da vicino, sedere accanto a una persona che ha un legame familiare così forte con un personaggio che per me realmente è stato un mito, anche perché lo leggo e credo poi la stragrande maggioranza di noi, soprattutto ai ricordi dell'infanzia, ai bellissimi ricordi dell'infanzia, quando la voce di questo attore che arriva fuori dai primi televisori a colori, io la associo soprattutto ai mesi estivi, ai lunghi mesi estivi, quando a casa dei nonni ad Amalfi non c'era sera che non si vedesse un film di Totò, quando Totò andava anche tranquillamente in prima serata nei canali Rai. E quindi associare il ricordo di un personaggio di per sé grande, che ci ha donato, come diceva, con grandi attimi di allegria, di gioia, di felicità, associarli anche ai momenti più belli dell'infanzia, è una doppia emozione, e quindi averla vicina, devo dire, veramente per me questa sera è una grande emozione. Fatta questa premessa, sembrerebbe semplice, no? Introdurre e dialogare con Renata Curtis su un libro, circa un libro su Totò. Invece la difficoltà per l'incontro di questa sera sta proprio nella ragione stessa di questo libro, che presenta il Totò, come dire, tra virgolette commerciale, soltanto attraverso così una riproduzione stilizzata, no? Un logo che richiama il nome Totò e richiama un po', come dire, la fisionomia, ma in realtà la vera grandezza sta nel fatto che questo è un libro, sembrerebbe un ossimoro, assolutamente inedito. È un libro inedito nel senso che veramente un libro del genere non era mai stato scritto, o più che altro curato, soprattutto curato in questa maniera. Perché è una raccolta, ovviamente, è una raccolta di scritti autentici di Totò, ci sono le sue poesie, ci sono ben 5 inediti, ci sono i suoi brani musicali, ci sono gli spartiti, anche perché poesia scritta e testo di una canzone sono ugualmente poesie, la canzone è una poesia, e quando parliamo soprattutto di testi il cui autore è un napoletano doc veramente di grande nobiltà d'animo, concordo con quello che è stato detto come Totò, allora veramente ci si accinge a vivere un viaggio inesplorato. E anche in questo senso, diceva bene Yvonne, no? La scelta forse casuale questa sera di aver abbassato un po' il livello delle luci ci porta molto più facilmente in questo viaggio, ci avvicina di più, siamo sicuramente tutti agevolati dal fatto che parliamo di un uomo che sintetizza esperienze che ci accomunano in partenza, esperienze belle, esperienze di felicità, esperienze di comunità, no? Di tanta socievolezza e di tanta socialità, ma in realtà ci addentriamo su un terreno, su questo sicuramente Elena ci dirà molto di più, che è inesplorato, perché noi adesso, grazie a queste letture, andiamo a scandagliare questa che è stata l'anima di un grande uomo, che per lavoro ha fatto l'attore, ma che in realtà nell'animo è stato veramente un grande poeta. E il libro è molto accurato non solo appunto per la grande ricerca che è alla base di questa pubblicazione, ma anche perché non solo c'è una bellissima prefazione di Vincenzo Mollica e anche le parole introduttive che la stessa Elena pone dopo la prefazione, ma quello che mi ha colpito sfogliando il libro non appena Yvonne me ne ha dato copia, la ringrazio, è persino la spiegazione anche tecnica della possibilità di leggere tramite il QR code, di decifrare, no? di decriptare, diciamo, i testi contenuti, che sembrerebbe anche questa ormai una banalità, in realtà viene spiegato proprio che cosa è e come funziona. Questa cosa mi ha colpito perché riflette veramente la vostra capacità, la vostra volontà, il vostro desiderio di rendere accessibile a tutti questa lettura, anche a chi non è alfabetizzato digitalmente, e è sembrato proprio come dire: guarda, bastano pochi passaggi e puoi vivere realmente dal vivo, scusate il gioco di parole, quanto è stato scritto qui. Puoi sentire la voce di Totò, puoi riascoltare i brani, le melodie del grande Totò. Questa cosa mi ha colpito perché ha un grande valore divulgativo.
perché accanto al libro standard, che è questo che è sicuramente intramontabile, noi abbiamo la possibilità di una interazione digitale che però è per tutti, e questa cosa spesso viene data per scontata, vabbè, lo sanno centrare tutti oggi un QR code. No, non è vero, molti non lo sanno fare, ed è bellissima questa vostra spiegazione, dico elementare nel senso nobile del termine, io sono stato un maestro di scuola elementare, per cui so il significato che c'è soprattutto nello snocciolare in maniera essenziale concetti e contenuti. Quindi Elena, veniamo subito al dunque, che sembrerebbe insomma poi semplice, no? Arrivare al dunque, non è affatto semplice, perché quando andiamo alla profondità d'animo di un personaggio così grande come Totò, però le sezioni sono 5, sono bellissime, 3 potrebbero sembrare, come dire, alla portata, perché è chiaro che quando un napoletano scrive non prescinde mai da Napoli, e c'è Napoli, deve esserci per forza l'amore, c'è l'amore, ci sono le donne, però ci sono gli animali, ed è un dato essenziale, non tutti hanno scritto e hanno scritto degli animali, e c'è l'ultima sezione che è uomini e caporali, e su questo io ci ho visto un grande parallelismo con Sciascia, perché c'è tutto, e questo ci dice, ci racconta la tempra di quest'uomo, la tempra di Antonio De Curtis, il principe poeta, prima di tutto un principe inteso proprio come nobiltà d'animo, l'abbiamo detto prima, e quindi il poeta è sempre un principe, ma in particolare lo è stato Totò. Elena, ci diamo del tu, perché questa sera abbiamo deciso che dobbiamo sentirci comunque molto vicini. Io credo che quello che ti ha mosso Virginia Falconetti sia stata, credo, proprio l'urgenza. Io ho sentito, attraverso la lettura di queste poesie bellissime, la vostra urgenza di dire raccogliamole prima che veramente sia troppo tardi soprattutto rispetto a cosa, signore e signori? Rispetto alla lingua, rispetto soprattutto al napoletano. Il napoletano, come sappiamo, è una lingua, oggi purtroppo completamente contaminata dalle fiction televisive che hanno annullato la lingua napoletana, la scrittura del napoletano, è una cosa estremamente difficile e dimenticata, perché oggi viviamo nei tempi della complessità, ma è una complessità di altro tipo. Oggi non c'è attenzione, non c'è dedizione, non c'è approfondimento. La lingua napoletana, la scrittura della lingua napoletana è soprattutto tempo e approfondimento, e quindi io credo che questa sia stata prima di tutto la vostra azione meritoria, però perché credo ci siano state anche molte altre urgenze che vi hanno spinto a questa raccolta, perché e da dove parte soprattutto questo sentimento di urgenza? Beh, innanzitutto è stato il mio debutto a nonno, diciamo che le poesie di nonno erano state editate precedentemente da lui in una raccolta che si chiama Livella. Però poi dopo ne sono state pubblicate, ci sono state altre pubblicazioni, però di fondo è stato un mio desiderio primario, perché io non ho avuto il piacere di conoscere mio nonno. L'ho conosciuto attraverso i racconti di mia madre e di mia nonna. E quando poi mia madre, per questioni di età e di stanchezza, non poteva più seguire determinate cose, mi ha teso la mano su un passaggio di testimoni, e per cui per me è un viaggio emozionale, perché naturalmente io cresco e nasco in Sudafrica, per cui sono stata per vent'anni fuori dall'Italia, cioè non conoscevo l'Italia, cioè. Per cui per me quando poi mi sono trasferita a Roma, con il tempo ho imparato anche col crescere, la maturità, a capire chi avevo dietro, le mie spalle. Per cui è un discorso anche di origini e di capire un uomo che forse a volte non è neanche stato compreso in toto. Per cui ho ripreso, le sue carte, perché questo è stato un lavoro fatto anche per i 50 anni della morte di mio nonno, quando abbiamo trattato una grande mostra che è stata fatta a Napoli, titolata a nonno, e per cui mi sono addentrata dentro Napoli, ho cercato di capire anche che cosa rappresentasse Napoli per lui, i vicoli, le sue sensazioni, perché ecco, qui parliamo di emozioni, sono tutte emozioni.
La poesia di fondo è un'emozione, perché quando uno decide di scrivere o di appuntare un pensiero, è un'emozione che uno ha provato. Per cui riprendere le carte di casa, cioè, ecco, io sono andata a mettere ordine, perché poi di fondo nonno che cosa ha conservato di se stesso? Non ha conservato niente che riguarda, cioè, l'attore, se non la sua bombetta, il suo tight, diciamo, i primi passi quando lui ha mosso i primi passi al teatro. Ma le altre cose che lui ha conservato sono, cioè, ecco, sono i suoi scritti. E quando io ho preso in mano le veline, per cui sono veline fine, una scrittura con la stilografica. Oggi la stilografica diventa un oggetto quasi da museo, un po'. Oppure ho ritrovato, ecco, il suo magnetofono, cioè la bobina dove lui si registrava, perché poi quando lui perde la vista nel 57 non aveva altro metodo che per registrarsi, per cui ho ritrovato delle bobine dove ci sono le sue registrazioni, dove quando lui aveva un pensiero, una poesia là per là, se la registrava. E per cui questo è proprio un viaggio di emozioni. Ho voluto dividere, perché nel senso, ecco, l'altra cosa è anche un po' la scoperta di quest'uomo che tutti conosciamo come attore, ma dietro un attore si cela un uomo, che è Antonio De Curtis. E per cui ho voluto dividere diciamo, in sezioni, ma anche attraverso dei racconti, perché naturalmente ci sono delle poesie che rappresentano dei momenti vissuti nella sua vita che hanno dato luogo a degli scritti. E questo è stato, diciamo, poi io ho una grande ammirazione per mio nonno, ma è un discorso perché per me il nonno ha sempre rappresentato un uomo che non si potesse raggiungere, per cui io tengo, cioè, ho in camera da letto una sua grande foto, per cui ogni tanto mi rivolgo a lui perché dico, ah, sai, nella vita è come uno si deve anche come dire, avere uno specchio davanti. Lui ha sempre cercato di avere un perbenismo, ma un perbenismo sincero quando parlo di verità. Noi oggi viviamo una società che forse per tanti versi è finta. Lui è sempre stato un uomo vero, ha sempre cercato di essere un uomo per bene, onesto. E questo è forse quello che oggi comincia a mancare in questa società, per cui si vacilla. E sono tutti dei valori che mi sono stati trasmessi, che io cerco di continuare a trasmettere anche ai miei figli. E a volte non è facile, perché uno si scontra con quello che non è più la verità. Grazie. Senti Elena, ma in realtà l'uomo è lo stesso, no? L'uomo è lo stesso, l'uomo attore, l'uomo però scrittore, l'uomo poeta. Io penso che in realtà Totò abbia voluto dirci le stesse cose da attore, le stesse cose da poeta, si è rivolto però a un pubblico in un linguaggio diverso, perché in realtà sono mitici alcuni film in cui gli sberleffi al potere, no, sono evidentissimi. Il più famoso, almeno quello che io ricordi, è il vagone con l'onorevole Cosimo Trombetta, è indimenticabile, però lì c'è tutta l'eleganza di cui parlavi, c'è tutta la raffinatezza dell'uomo, e in maggiore profondità vediamo la sezione di questo libro che è Uomini e Caporali. In quel senso io ci trovavo un grande legame in Sciascia. L'uomo è lo stesso, ci ha detto cose, le medesime cose in forme diverse, ma i messaggi sono stati forti. Quanto secondo te si è riuscito a capire effettivamente, anche attraverso il cinema, quello che poi è l'insegnamento più profondo che viene dalle sue poesie? Questo credo che lui l'ha trasmesso, perché poi voglio dire, oggi siamo su 125 anni dalla nascita di nonno, sono 54 anni dalla sua morte, bene o male, diciamo, sono tutte situazioni che riviviamo, e naturalmente attraverso i suoi messaggi, cioè, non è tramontato, perché le problematiche sono le stesse e gli argomenti sono gli stessi, e per cui bene o male, cioè, continua
tutto quello che lui ha portato avanti per anni, sono realtà che ancora oggi esistono, ma non andranno mai a terminare, perché comunque questo fa parte dell'essere umano. L'essere umano vive con, diciamo, il bene e il male condiviso in se stesso. È vero, allora quello che ti dico è, ecco, c'è sempre questa figura duplice che si rappresenta, ma che poi rappresentano un unicum, che è Totò da una parte e Antonio Di Brutus, ma è sempre solo la sua l'unica persona. Indubbiamente a volte, per certi versi, la figura di Totò, l'attore, ha forse un po' oscurato quello che era l'uomo, però l'uomo non si sarebbe potuto esprimere se non attraverso Totò. Perché il potere di Totò è quello di riuscire con l'ironia a smuovere un pensiero. Naturalmente in alcuni film, se ci fate caso, c'è la presenza invece di Antonio. Uno è Siamo uomini a Caporale, quando lui fa il monologo e racconta, diciamo, quello che è la problematica, la differenza tra uomini e caporali. Ma ci sono anche dei film che forse a volte non sono conosciuti, cioè che uno non è andato a vedere. Uno di questi si chiama Il Comandante. Il Comandante è la storia di un uomo, di un generale che va in pensione, ed è tutta la problematica di quello che può essere quello che succede a un uomo che va in pensione, a una persona che va in pensione, la sua problema, cioè tutte le problematiche di quando uno finisce di lavorare. Ed è molto rappresentante, lì c'è tutto Antonio De Curtis. Poco di Totò, perché non è più un discorso solo di ridere, ma è un discorso di molta riflessione. Penso che non sarebbero potuti esistere due, cioè doveva essere così, lui si rappresenta così. Senti, la poesia più conosciuta ovviamente è sicuramente La Livella, e voi mi sembra che abbiate mosso la volontà, il desiderio di scrivere, di raccogliere tutti i suoi scritti anche per andare oltre, soprattutto per andare oltre La Livella. Testo che si chiude con la celeberrima frase: noi siamo seri, apparteniamo alla morte. Per essere un grande comico come Totò bisogna essere una persona seria. Totò era una persona seria, condividi? Sì, Totò era una persona, era un uomo, cioè tolte le vesti, diciamo, da clown in un certo senso, o da buffone, perché viene. No, lo dico con sempre buffone di grande eleganza. Se, no, parlo di buffone nel senso veramente del termine, proprio per far ridere le persone, ma non in senso negativo. Certo. Ecco, adesso la serietà, diciamo. Allora, quando lui stava in casa, cioè tornato a casa, eravamo comunque estremamente riservato. Era una persona che non molto, per cui ecco, qui si cela la sua malinconia e di fondo anche la sua grande tristezza. Perché tra una risata e una lacrima ci passa molto poco. D'altronde lui ha conosciuto il mondo in tutti i sensi, e questo occhio malinconico che gli apparteneva. E secondo me cioè, fare l'attore comico è stato anche un modo per, diciamo, esorcizzare. Questo, diciamo, esatto, proprio questo volevo dire, forse la sua grande comicità gli ha permesso di esorcizzare e di coltivare al tempo stesso questa grande profondità, non tenerla in un cantuccio, quel cantuccio che voi avete svelato con questa importante ricerca. Esatto, ma per me è stato anche perché di fondo, ecco, voglio dire, parte a Livella, che è quella la poesia che uno declama per antonomasia, ma la femmina è la canzone che si ascolta in assoluto. Siccome, voglio dire, il suo repertorio sono 70 poesie e 50 canzoni, di fondo poi le canzoni, ecco, cioè diverse canzoni stanno all'interno della sua filmografia, perché, voglio dire, ma nessuno pensa che sono state scritte da Antonio De Curtis, perché è una cosa strana questo fatto che Antonio De Curtis, ma lo è stato anche strano all'epoca, quando lui si presentò, diciamo, ecco, a Sanremo con una canzone. E diciamo che nel mondo è stato anche, diciamo, nel mondo della canzone è stato anche, tra virgolette, dico, preso in giro, nel senso come adesso Totò si mette a fare cioè a scrivere canzoni. È sempre stato strano, come il fatto di pensare che Nonno non potesse, non avesse una musicalità. Lui, ecco, certo non scriveva la musica, ma voglio dire, gliela trascrivevano, per cui
non sono solo i pezzi, ma la musica è anche sua, perché lui aveva un grande orecchio, suonava il pianoforte con le dita, e per cui sì, vuol dire la musica ce l'aveva dentro, e qui l'hanno aiutato naturalmente a trascrivere. Per cui questo è stato, perché far conoscere tutto il suo mondo e non pensare solo a Livella o a Malavenna, perché c'è, voglio dire, ecco, Margherita, che è una canzone che lui canta in Totò Terzo Uomo. Quindi c'è, diciamo, una specularità, tu trovi che ci sia questa doppia visione speculare, il Totò attore e l'Antonio De Curtis, appunto, grande compositore e grande poeta. Però oggi ti viene rabbia quando vedi qualche comico in televisione? O ti viene un po' un impeto alle volte, no? Ma diciamo che fare, allora, vedi, perché la essere comico nel vero senso della comicità è diverso da fare. Cioè, oggi sì, non si. Nel senso, lui aveva una missione dentro se stesso, che era quello di riuscire a divertire le persone. Cioè, ha fatto una gavetta, perché di schiaffi in faccia ne ha ricevuti tanti. Per cui è stato anche, voglio dire, ha vissuto anche un pubblico anche molto difficile, perché all'epoca il pubblico era anche molto... All'inizio della rivista. Cioè, era molto difficile, per cui oggi, cioè, ecco, il comico, perché è per cui la sua comicità si tramanda, cioè nel senso rimane... Oggi diciamo, la comicità che viene, ci facciamo una risata perché viene detta una battuta, a volte anche una volgarità, perché adesso a volte si ride attraverso una volgarità. Lui non ha mai usato volgarità. Per cui, ecco, cosa succede? Tu ridi oggi, ma finisce. Diciamo, non rimane niente. Nella sua comicità rimane tanto, perché comunque ti lascia comunque una riflessione dietro quella risata. E questo è stato la sua grandezza, soprattutto, che non è assolutamente facile. Assolutamente no. Senti, invece questa interessante sezione sugli animali, che non è da tutti, è celebrarli in questo modo con degli scritti che si sentono proprio, soprattutto quando poi si conduce una vita anche di clamore, no? Di grande notorietà, però il tornare agli animali, no? Il legame con gli animali, addirittura narrarli, raccontarli, dedicare dei versi, questa è una conferma di una grande sensibilità. In generale di tutti gli animali, ma vabbè, soprattutto dei cani. Cioè lui aveva, ecco, un pappagallo, Gennarino, poi aveva il suo cane Dick, che è stato un amore a prima vista, e poi sono susseguiti, diciamo, barboncini, insomma. A lui, attraverso il cane, diceva, il cane rappresenta l'angelo, perché comunque un cane è quell'animale che, anche se tu gli fai del male, rimarrà sempre fedelissimo al padrone. Certo, lui nel tempo per gli animali, soprattutto per i cani, ha fatto un'enorme cosa, che è stata quella di creare questo ospizio dei trovatelli, non lo chiamava lui perché non amava chiamarlo canile, ma questo nasce da una storia, diciamo, pregressa, perché lui amava farsi leggere, quando poi c'era un periodo che non vedendo si faceva leggere, soprattutto anche le cronache. E fu colpito da un episodio che è successo realmente a Roma. C'era una signora che si occupava di, aveva una trentina di cani, si occupava di questi cani portandoli da mangiare, insomma, cercando di tenerli in vita. E è successo un incidente, perché mi sembra che durante la notte, voglio dire, lei andava in giro con una candela, insomma, è inciampata, è caduta, insomma, ha preso fuoco tutto, e la signora purtroppo è morta da questo incendio. C'è stata un'altra signora che ha rilevato, ha cercato di tenere in piedi questo piccolo, diciamo, ospizio di cani, ma non ce la faceva economicamente, e non lo decise a quel
dopo la lettura di questo, diciamo, fatto di cronaca, decise di donare, di prendersi cura, diciamo, insieme a un veterinario, rimise in piedi questo, e lo chiamò l'ospizio dei Trovatelli, per cui da quei 12 cani che erano rimasti è diventato, alla sua morte ce n'erano 200. Senti, la narrazione, sì, anche di Napoli, delle donne, dell'amore, spesso però avveniva lontano da Napoli, no? Lui aveva anche necessità di allontanarsi molto fisicamente per scrivere, per concentrarsi. Come funzionava questa cosa? Svelaci anche qualche merito vero. No, nel senso che allora lui era le sue creazioni o le sue, diciamo, avvenivano maggiormente di notte. Per lui la notte era nonno non era, cioè non dormiva tanto, no? E soprattutto la notte amava il silenzio, perché era il momento dove lui si raccoglieva con i suoi pensieri. Ma non solo, qualunque cosa, cioè se lui si prendeva quegli attimi di vacanza, chiamiamolo così, che poteva essere per andare a visitare un luogo o cercare un luogo dove stare tranquillo, se quel luogo gli suscitava delle emozioni, lui scriveva. Per cui naturalmente c'è Ischia, che è stato un periodo dove lui ha soggiornato a Ischia, Capri. Ma c'era una piccola isola, un piccolo isolotto francese dove lui si andava, e c'è una poesia, una canzone che si chiama Le Vaudoux, che è scritta anche in francese addirittura, perché lui si ritirava quando, perché naturalmente è stato un uomo che c'è stato un periodo della sua vita dove lui, oltre a stare in scena a teatro, girava 6 film l'anno, per cui ha avuto una vita abbastanza, diciamo, di lavoro e di dedizione, diciamo, in tutto quello che è stato tra teatro e cinema, per cui aveva bisogno di trovare per ricrearsi un attimo, per ricaricare quelle pile che sono quelle per poter per fare quel mestiere che faceva, e soprattutto per far ridere, che non è semplice, anche perché lui diceva, è stato anche che lui si svegliava tardi la mattina, non è vero. Diciamo che lui diceva che la mattina non si poteva far ridere, no? Perché uno non può far ridere di prima mattina. Per cui lui arrivava sul set a mezzogiorno e da lì iniziava. Però era molto severo anche negli orari, per cui era un uomo puntuale e non ammetteva i ritardi. Per cui quando iniziava, poi c'era un... quando finiva, basta. Era finito, non si dilungava oltre. Molto meridionale, nel senso che è bella del meridionale. Senti Elena, però noi abbiamo, come dire, parlato un po' di corde e di vicinanza. Allora, qui ci sono le corde della chitarra, e qui c'è un bravo chitarrista, e poi c'è un bravo attore, che forse possono aiutarci a scendere ancora più in profondità per Giuseppe, perché dicevamo prima, il logos non arriva sempre, non arriva facilmente, come può arrivare appunto la musica e soprattutto un testo poetico in musica. Volete aiutarci? Volete intervenire? Volete dire qualcosa? Raccontare qualcosa? Interpretare qualcosa? È complicato. Buonasera a tutti. Vabbè, saluto Elena, ma ci siamo incrociati già tante volte, per cui ho desiderato molto esserci stasera, grazie anche all'invito di Antonio Alterio, a cui va un applauso, perché c'è una macchina che funziona bene e poi si crea un'energia. Adesso non vorrei ripetere sempre le stesse cose, ma il posto stasera è proprio quello giusto, per cui Antonio mi ha invitato, io volevo esserci stasera. Intanto per rivedere Elena, perché rivedere Elena, adesso te lo dico, non te l'ho mai detto, è come rivedere papà in qualche modo. Vorrei spiegarmi meglio, perché qui non sono l'unico che ha guardato i film di Totò a casa, però io stasera entrando ho visto la pizza e la ruota, dove, e quella esisteva anche in casa, in piccolo, no? C'era il proiettore,
il Super 8, prima parlavo, ecco, parlavo con la signora del Super 8, quindi c'è quante serate. E quindi perché rivederti è come rivedere mio padre, semplicemente perché a casa mia quando non si andava a scuola mio padre si divertiva a proiettare in cucina, insomma, i film di Totò che io ancora conservo. Sulla papà è andato via quest'anno, come se non fosse mai andato via, ma i film di Totò sono ancora a casa, per cui poi volevo ringraziare Yvonne che stasera quando sono arrivato si dico ma forse ho sbagliato posto perché lei è eterea con questi fiori è fantastica e quindi io vorrei fare una dedica un po' che va oltre il mio ultimo lavoro che prende il nome di Stories è un lavoro per chitarra solo dove io ho riarrangiato appunto per chitarra solo dei brani italiani, nazionali e internazionali. Nasco anche come chitarrista compositore, per cui stasera il regalo che vorrei farti, perché poi è Natale, quindi insomma, o adesso mai più, è una citazione a un brano notissimo di nonno, ma vorrei, se mi permetti, precederlo a una mia composizione per il principe. Io nasco a Napoli e a Napoli i principi, diciamo, degli ultimi 100 anni hanno dei nomi ben precisi, Totò, De Filippo, e poi vorrei arrivare, insomma, con un colpo di coda fino agli ultimissimi che sono, perché no, Troisi, e ancora a Napoli c'è questa vibrazione, si sa, per cui tu mi parli dell'Africa, poi mi parli di Roma, ma non riesco a non vederti a Napoli, cioè guardarti per me e contestualizzarti a Napoli. Quindi suono questo piccolo brano che ho chiamato Il Principe, ed è un mio esperimento fatto nelle notti lunghe, no? E poi arriverò a questa citazione ad un brano famoso di nonno. Rischio di dire papà, perché guardarti è come vedere la mamma, e allora rischio di però di nonno. Grazie. Thank you.
magico filo. Concordo con quello che ha detto, anche io non riesco a non contestualizzarti a Napoli. Mi sembra tutto periferico, come ho detto prima, ma Napoli ha sempre la sua centralità. Questa grande città nell'anima però del principe poeta, una fotografia, prova a darci un'istantanea, scusami. Per non perdere proprio questa magia. Beh, ecco, da Napoli lui ha tratto, cioè a Napoli c'è una grande, c'è l'humus, c'è l'humus che fa parte dell'umanità delle persone. È un humus contraddittorio perché è sta tutto dentro di lui. Lui ha colto tutto l'animo napoletano, tutto il grande amore per quella città. Scorre sana sana dentro i beni. Voglio dire, lui si è dovuto, allora, si è allontanato da Napoli per motivi di lavoro, proprio perché naturalmente poi la sua celebrità nasce a Roma, perché insomma lui ha avuto i suoi primi tassi di ammossi a Napoli, ma non in quel momento non era il momento giusto. Quando lui si decide di trasferirsi a Roma, diciamo il suo debutto viene fatto allo Iovinelli e da lì nasce, diciamo, comincia a scalare, diciamo, la sua celebrità, per cui poi ritorna a Napoli come Totò, come celebre, e viene acclamato anche a Napoli. Però lui questa città la teneva dentro, perché lui è uno scugnizzo, un bambino che nasce alla Sanità, quartiere, diciamo, che oggi direi di Napoli forse quello più verace, che è rimasto e rimane ancora quello più verace. Per cui, diciamo, questo odore, ecco, io quando veramente, no, passare tra quei vicoli, soprattutto la Sanità, quell'odore soprattutto di notte si sente ancora. E mi rendo conto che qualcosa rappresenta, per cui voglio dire, una delle sue prime sensazioni, diciamo, che lui ha voluto in assoluto, è stato, diciamo, assicurarsi un posto a Napoli per continuare a vivere a Napoli. Tant'è vero che con i primi soldi che lui ha guadagnato, uno dice che cosa uno si potrebbe pensare di fare. No, lui ha deciso di costruirsi la sua tomba, per cui diciamo, si fece fare il calco del suo profilo, fece proprio incidere la lapide dove naturalmente ci mise la data di nascita, lasciò quella di morte perché ancora non si sapeva, e naturalmente, giustamente, cioè tutti i suoi titoli, questi titoli nobiliari. Ora, anche questo, diciamo, perché nonno ha voluto, cioè per questa bramosia di avere, diciamo, riconosciuto un titolo nobiliare o, diciamo, la sua discendenza, non è tanto per i titoli nobiliari, ma c'è una storia dietro, perché mio nonno non è stato riconosciuto subito dal padre, diciamo, Giuseppe De Curtis poi era comunque un nobile decaduto all'epoca. Ma non è stato riconosciuto subito dal padre, per cui poi viene riconosciuto all'età di 23 anni, e vivere e crescere con questo, diciamo, era una vergogna all'epoca portare essere figlio di NN, e lui si è portato dentro per tanti anni, per cui c'è questa enorme ricerca, diciamo, di tutto, delle sue discendenze, non solo, poi ha voluto aggiungersi perché lui si fece adottare da Gagliardi, dal Marchese Gagliardi, per aggiungere, diciamo, tutta una serie di altri titoli e nomi da cui poi proviene tutto il suo Antonio De Curtis, Porfirio Genio, ma poi di fondo lui lo ha sempre detto, dice, io con i titoli nobiliari non ci ho campato, chi mi campa a me è Totò. Tutti, grazie ad Antonio per avermi voluto, e vabbè, mi aggiungo a tutte, anche sono emozionata perché anch'io, mia madre, appassionatissima di Totò, cioè noi lo citiamo quotidianamente come veramente fosse uno di famiglia, quindi è bello perché credo che i film di Totò siano un po', adesso mi veniva, come Il Piccolo Principe, che in base all'età in cui lo leggi lo vedi in maniera diversa, perché magari da più piccola magari ridevo e basta, rivedendoli adesso, perché per noi sono una sorta di comfort zone, cioè quando stiamo un po' così, vabbè, ci vogliamo rilassare, mettiamo un film di Totò.
è proprio, ci rileggi ogni volta qualcosa che magari non avevi visto, non avevi visto in quel modo, quindi vabbè, grazie, lascio spazio. Grazie. Lasciamo spazio quindi a Giuseppe. Fosse una uccella, ogni mattina vorrei andare in coppa alla finestra tua. Buongiorno amor mio, buongiorno amore, e poi vorrei zumbare in coppa i capelli e chiaro chiaro come una carezza questo baccuccio così piccirilla ma ti mangiasse vasa pezzichilla se fosse un cararino o un cardilla per i defunti andare al cimitero, ognuno l'ha da fare questa creanza, ognuno ha da tenere questo pensiero, ogni anno puntualmente in questo giorno di questa triste e mesta ricorrenza anch'io ci vado e adorno il loculo marmorio e si vicenza. Omaggio Marone, se ci pensi, che paura! Ma voi facete un'anima e coraggio. O fate chista, statemi a sentire. Si avvicinava l'ora della chiusura. Io tomo tomo stavo per uscire, buttando un occhio a qualche sepoltura. Qui dorme in pace il nobile marchese, signore di Rovigo e di Belluno, ardimentoso eroe di mille imprese, morto l'11 maggio del 31. Ustemmo qua con una coppa tutto, sotto una croce fatta in lampadina, tre mazze rose, una lista di lutta, cannele, cannelotte e sei lumina. Proprio azzeccata la tomba e su signora, c'è stiva una tomba piccirella, abbandonata, senza manco un fiore. Passegno, solamente una crucella. In coppa la croce, appena si leggeva, Esposito Gennaro né Turbino. Guarda Anna, che pena che non faceva, sto morto senza manco un lumino.
questa è la vita, in capo a me pensavo, chi ha avuto tanto e chi non ha avuto niente. Sto povero Maronna si aspettava che pure alla tumuna era pezzetta. Mentre fantasticavo sto pensiero, si era già fatta quasi mezzanotte. E il manetto chiuso, prigioniero, morti di paura, innanzi ai canotti. Tanto tratte che vita lontano, due ombre avvicinarsi alla parte mia. Non sai, sto fatto a me mi pare strano. Sono uscitata, dormo e fantasia. Guardate che fantasia! Era un marchese, con tube, agramelle, con pastrana, che l'ha da pressa essa, un brutto arnese, tutto fedente, cascopa a mano. E quello certamente è docennare, un molto poverillo, un scopatore. E in questo fatto non ci vede chiaro. Sono molte sardine anche sotto. E potevo stare a me, qua sanno Palma, ma non Marchesa. So per mai che botte, sa vote, tomo, tomo. Calmo, calmo, ricetta a Don Gennaro. Che ricetta? Che ricetta a Don Gennaro? O Marchesa? Che ci ricetta a Don Gennaro, Marchesa? Che ci... Ah? Giovanni! Da voi vorrei sapere, vile carogna, con quale ardire e come avete osato di farvi seppellire per mia vergogna accanto a me che sono un blasonato. La casta è casta e va sì rispettata, ma voi perdeste il senso e la misura. La vostra salma andava sì, nomata, ma seppellita nella spazzatura. Ancora oltre non posso sopportare la vostra vicinanza puzzolente. Fa dopo quindi che cerchiate un fosso tra i vostri pari, tra la vostra gente. Signor Marchese, non è colpa mia. Io non avesse fatto questa torta. Mia moglie è stata a fassa fesseria. E che potevo fare se era morta? Se fosse viva, mi faria contenta, pigliasse la casciuglia e che i quattorsi, proprio mo, opin, da sto momento, andrà a essere ingannata fosse. E che cosa aspetti, io turpe malcreato, che l'ira mia raggiunga l'eccedenza? Se io non fossi un titolato, avrei già dato piglio alla violenza. E fanno vedere, Marchi, piglia sta violenza, la verità perché mi sono scucciato, e te sentì, e si perde la pazienza, mi scordi che sono morto e sono ammazzato. Ma che ne credessi? Non ti. Cattivo, vuoi capire? Casimmo uguale. Morto so io e morto sì. Pure tu. Ognuno con manata è tale qua. L'orrido porco, come ti permetti di paragonarmi a me che ebbi natali illustri, nobilissimi e perfetti, da fare invidia a principi reali? Ma tu vuoi dare pace per l'epifania, tu vuoi capire e tu mettere in capo in da sta cervello e stai malato di fantasia. Ha morto, sai che è? È una di me. Un re, un magistrato, un grande uomo della Senso Cancella ha fatto punto, che ha perso tutto, la vita, pure o no. Tu non te l'hai fatta ancora, visto tu. Perciò, stiamo a sentire, non fa un restino, sopportami vicino, che te lo. Pagliacciate e fanno noi siamo sei.
a Mar Prima Morte. Io devo ringraziare Yvonne perché effettivamente la cornice è particolare, anche perché essere attaccati anche alle cose, diciamo, alle proprie origini, ecco, vuol dire un palazzo, è dura tenere in piedi tutta una situazione del genere, e insomma, e comunque cercare, la cosa bella è condividere con gli altri e, diciamo, far conoscere anche dei luoghi particolari, perché indubbiamente tutto questo è molto, è suggestivo, tutto particolare, e va anche raccontato. E ringrazio sempre Antonio, ma anche i luoghi, perché devo dire che diciamo, i luoghi, i dintorni di Napoli sono, io non conoscevo, perché insomma la prima volta sono venuta a Terese, per cui mai avrei pensato di scoprire un luogo come Terese. E ogni volta che vengo, cioè, scopro sempre dei luoghi belli, diciamo, intensi anche di emozioni, perché comunque, ecco, questo pubblico attento, perché siete molto attenti, ed è bello stare, è come se uno stesse, diciamo, in un coccolato. Io vi leggerò tre poesie, una perché cioè, la mamma per me ha rappresentato tante cose. Io ho un rapporto estremamente simbiotico con mia madre, un pochino forse, ecco, come quello che è stato tra mia madre e mio nonno. Lei che mi ha trapassato anche tutto questo amore e attaccamento a determinate cose che riguardano, diciamo, la famiglia. Nonno dedica a sua madre. A più sincera, tengo una innamorata che è tutta vita mia. Non te ne sì tant'anni, povera mamma mia. Con quelle facce cera, sotto i capelli bianchi, mi pare una sant'anna. Con l'occhio triste e sano, mi legge dentro pensiero, mi guarda e mi indovina. Si tengo un dolore, si tengo qualche spina. L'altra persona è comunque con me, è stata anche una seconda mamma, è stata mia nonna. Nonna è stata una donna particolare, poi nonna è con toscana, fiorentina, qui, che ha una storia un po' simile a quella di nonno, perché mia nonna è figlia di una relazione tra la mamma e un generale dell'esercito, extraconiugale, che poi lei non è stata riconosciuta, cioè porta il cognome del padre, ma il padre non ha avuto modo di poterla riconoscere di persona, perché è morto in guerra, e per cui poi, diciamo, nonna cresce in collegio perché la mamma torna dal marito, e una delle condizioni che fu posta è stata quella che nonna crescesse in collegio. Poi una sera la sorellazza, insomma, comunque sorella, perché avevano la stessa mamma in comune, decise di portarla a teatro, e quella sera nonna aveva 16 anni e fu portata a teatro a vedere uno spettacolo di Totò. Il marito della sorella di mia nonna era un attore, era napoletano, era un attore, diciamo, non tanto conosciuto come naturalmente Totò, però si conosceva, lui conosceva Totò, e quella sera gli presentò questa ragazza. E nonno fu colpito dall'immagine di mia nonna, di tipo 16 anni, comunque era una bellissima ragazza. E naturalmente da quel momento in poi qualcosa è nato, c'è stato un giro di sguardi, insomma, sono stati colpiti entrambi. Ma lui quella sera gli disse: ma lei, signorina, ha mai pensato di sposarsi? E mia nonna lo guardò, arrossì in quel momento e disse: ma no, assolutamente. Però poi nonna ritorna in collegio e loro trattengono un dialogo epistolare, fino a che poi nonna non decide di scappare da collegio e di raggiungere mio nonno a Roma. E da lì tutta questa storia, questa grande storia d'amore
nasce. E, anche se è stata una storia dura, diciamo, un po' diciamo, fatta di grande passione e anche gioia e dolore, difficoltà, e loro si sono separati naturalmente, ma però voglio dire, tra di loro è sempre rimasto questo grande amore interno. Vita mia, ho bisogno di vederti tutti i giorni, vita mia. Ho bisogno di sentire quella dolce melodia, quella musica oppiata che mi inebria, che mi nuoce, quella musica drogata che mi piace, la tua voce. La tua bocca profumata, fresca come le viole, primavera di sorriso luminoso più del sole. Le tue mani delicate, che baciare è una delizia, sono di rose vellutate, sono profumo di letizia. Il tuo fascino anche a te, creatura sovrumana. Più che donna sei sirena, o magnifica Diana. Ho bisogno di sentire tutti i giorni la tua voce, quella musica drogata che mi piace e che mi muoce. L'altra persona che ha avvicinato, che è stata vicino fino alla fine, a mia nonna è Franca. Adesso la trovo. Alla mia Franca, si chiama Franca innamorata mia, è franca, è core, è femmina sincera, si accide e dice solo la verità, comportamento tene una regina, a voce, a pelle, e mane sono due falde, una vitella e vespe fina fina per bocca, una cerasa per vasà. A fronte tiene due luce verde e mare, due prede preziose, due smeralde, che se due lucerne su tanto care, che non mi stanco mai di guardare. A voglio bene assai, e pare che pure essa mi va bene. Ne sono innamorato come mai, sono stato innamorato, che già fa. Sta femmina intagarne mentre asuta, mi è diventata sangue e dente di. Prima il suo cuore non ha mai saputo che è sta maniera se potesse amare. Il culo è mio. Ancora devo raffinare, perché questa è una delle mie teste. Devo raffinare in una poeta. Noi, per non togliere tempo ad altre cose che ci sono in programma, grazie Gianni di essere con noi con la Cinepresa stasera. Siate lieti nella speranza. Io con il percorso Borghi della Lettura sono cresciuto a tal punto di abbassare le mie difese regalando felicità agli altri. Questa felicità che do agli altri mi viene raddoppiata giorno per giorno ed io ho il dovere e il diritto di testimoniarlo. Siate lieti nella speranza. E poi ho il compito, ahimè, ci sono i libri di Elena, sono validissimi, è uno spaccato che vi porta ad una riflessione continua leggendo quelle pagine. Non andate via senza portarlo a casa, è un libro da tenere. Ma ricordatevi questo stasera. Non so se è il posto giusto, se siamo le persone adatte, ma ricordatevi, siate lieti nella speranza. Grazie di essere stati con noi. Grazie. Dame! Grazie a tutti. Cavalieri! Ce l'avete fatta!